every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica Avinews di Perugia. Apriamo la puntata con Confagricoltura Umbria, che ha presentato nel corso della 36esima edizione di Enologica Montefalco una pubblicazione e un applicativo web GIS, obiettivo divulgare i risultati sperimentali di 6 progetti di innovazione in agricoltura e il servizio. Innovazione, cooperazione e possibilità imprenditoriali per i giovani sono gli elementi che da anni guidano l'attività di Confagricoltura Umbria, anche attraverso l'impegno del suo Centro Regionale di Assistenza Tecnica per Imprenditori Agricoli, CRATIA, in collaborazione con aziende agricole regionali e partner scientifici. La Confederazione ha scelto Montefalco per presentare una pubblicazione e l'applicativo web GIS, che hanno l'obiettivo di divulgare i risultati sperimentali di 6 esperienze progettuali di innovazione in agricoltura. Siamo a Montefalco perché a Montefalco molti progetti della misura 1-2-4 del piano di sviluppo rurale della regione dell'Umbria hanno trovato le condizioni per essere messi in atto. Quindi Montefalco, per quello che riguarda la viticoltura, in qualche maniera ha fatto questa grande scommessa, questo grande investimento sull'innovazione e sul mettere insieme le imprese per poter crescere, svilupparsi e investire sui giovani. Sono condizioni tutte queste indispensabili per il nostro futuro e per il futuro della nostra regione, della nostra agricoltura. L'occasione è stata la 36esima edizione di Enologica e lo scenario quello dell'Accademia di Montefalco, che ha ospitato il convegno dal titolo Innovazione, il futuro dell'agricoltura, esperienze e prospettive dei partenariati per l'innovazione. Ci sono momenti di approfondimento come il convegno di oggi che legano all'agricoltura, che è quella agricoltura tradizionale che ci ha resi anche famosi nel mondo, però le nuove tecnologie che servono a preservare il prodotto, a renderlo migliore, pur conservandone l'originalità e l'identità proprio di questo vitigno autoctono che è il Sagrantino. La regione sostiene attraverso i fondi comunitari, attraverso il piano di sviluppo rurale, ma anche attraverso l'OCM Vino, i produttori di vino. In questo caso mi pare che si dia conto delle risorse investite nella misura innovazione di processo e di prodotto. Questo è un territorio che ha utilizzato molto questa possibilità di accesso ai fondi per introdurre nell'azienda modalità innovative per stare competitivi per essere competitivi nei mercati, ma soprattutto anche per continuare a produrre in modo sostenibile. Vino di qualità in un territorio di qualità, qui c'è Benozzo Gozzoli, qui c'è il paesaggio, la storia, la cultura, questa è l'Umbria. Restiamo a Montefalco, dove è stata inaugurata la Polzella, la cantina rilevata da poco dall'azienda agricola Benedetti e Grigi, che si è presentata al pubblico nella sua veste rinnovata. C'era per noi l'inaugurazione Rossana Furfora. Immersa nel verde con i suoi 150 ettari di terreno, di cui circa 60 destinati ai vigneti, ristrutturata e ampliata fino a 1300 metri quadri e dotata di eleganti angoli per la degustazione e la vendita diretta del vino. Si è presentata così al pubblico, nella giornata di inaugurazione, la Polzella, la nuova cantina del gruppo Benedetti e Grigi, che sorge in località Polzella di Montefalco. A fare gli onori di casa gli imprenditori protagonisti della riqualificazione della tenuta preesistente, Umberto Benedetti e Daniele Grigi. Noi siamo una cantina appena nata
e quindi stiamo seguendo diverse linee di prodotti, dai bianchi ai rossi, non solo puntare sul Sagrantino che è il vino di punta di questa zona, ma anche molto rosso di Montefalco, Trebbiano Spoletino, dei vitigni internazionali tipo Chardonnay, Merlot. Cerchiamo di diversificare al massimo il prodotto per entrare sui diversi mercati internazionali. Siamo quindi oggi arrivati a una produzione che a regime dovrebbe essere intorno al milione di bottiglie, con 6.500 quintali di stoccaggio, ettolitri di stoccaggio, e il futuro si presenta roseo, almeno da questo punto di vista, perché puntiamo ad ottenere ottimi risultati. Il comparto cantina è venuto un po' per caso, nel senso l'investimento era principalmente sui terreni e sull'allevamento dei polli, che deve essere realizzato per un investimento di circa 8 milioni di euro nel 2016. Poi all'interno di questo complesso c'era questa cantina, appunto, che noi abbiamo voluto riprendere in mano per dare un'immagine comunque forte anche sul mondo agricolo. Noi siamo nati nella terra, investiamo nella terra e crediamo nella terra. Il piano di ammodernamento ha coinvolto un pool di ingegneri, geometri e architetti di 5 diversi studi del territorio, che ha provveduto anche alla progettazione degli altri 2 settori di cui si compone l'azienda, quello destinato all'allevamento avicolo di polli, laddove prima sorgeva uno di bovini e suini, dotato di 13 capannoni disposti su 34.000 metri quadri che saranno bonificati e ultimati nei prossimi mesi, e quello relativo all'azienda agricola con 16 silos per lo stoccaggio di cereali. La cantina si inserisce all'interno di un forte progetto di diversificazione delle attività produttive del gruppo Grigi, che solitamente produce cereali, li produce, li acquista, li trasforma in mangimistica per animali da reddito, ma negli ultimi anni ha anche acquisito la stalla di Casalina, quindi spostando l'attenzione anche sui bovini, sull'allevamento, sul pollo a terra, con un bel accordo con Fileni, e adesso il vino credo che, insomma, completi le diverse attività e rappresenti anche un bel biglietto da visita per questa azienda che si è robustita negli anni. Questo naturalmente anche grazie al piano di sviluppo rurale, all'OCM Vino, a quelle risorse che danno una mano ai nostri imprenditori per reggere le sfide e guardare al futuro. Nella giornata, scandita da degustazioni, visite in cantina e performance di wine trapping a cura dell'Istituto Italiano Design di Perugia, spazio anche ai motori, con i raduni Ferrari e Maserati organizzati dal gruppo Depoi, concessionario ufficiale per l'Umbria dei due marchi, per un'accoppiata, quella tra vino e motori, nel segno dell'eccellenza. Dopo la riapertura della sala giochi Antares in una veste completamente rinnovata, al centro di intrattenimento Gerlinda Ellera di Corciano è stato inaugurato il nuovo ingresso in via Pierluigi Nervi, che ha visto anche opere di modifica alla viabilità. Sentiamo Nicola Torrini. Settembre si è rivelato mese di grandi novità per il centro intrattenimento Gerlinda di Ellera di Corciano. Dopo la riapertura della sala giochi Antares in una veste decisamente rinnovata, è stato infatti anche inaugurato il nuovo ingresso della struttura in via Pierluigi Nervi. L'inaugurazione di oggi segna il termine della prima fase di ristrutturazione del centro, iniziata oramai l'anno scorso con la tinteggiatura degli esterni, l'applicazione delle maxi immagini di cinema sulla facciata principale, e poi la creazione di questo ingresso secondario, diciamo, del quale si sentiva il bisogno da parecchio tempo e che permette anche un migliore collegamento con le attività commerciali circostanti. Ellera è sicuramente, senza ombra di dubbio, il cuore commerciale del Perugino, probabilmente anche della nostra regione. Sicuramente il Gerlinda, il centro di intrattenimento Gerlinda, è stato uno dei tasselli che ha fatto in maniera tale che quest'area potesse avere una capacità attrattiva notevole anche per le attività che, come dire, hanno trovato qui terreno fertile.
In tanti perugini vengono qua a intrattenersi, a venire a vedere film, quindi vivono questo spazio, questo luogo, e sono molto contento che oggi viene restituito alla cittadinanza, con, così, rivisitato con qualche anche novità. Tra i miglioramenti legati alla ristrutturazione vi sono anche una nuova area di sosta, modifiche alla viabilità e lo spostamento della fermata dell'autobus di fronte al nuovo ingresso, adornato oltretutto da due grandi dipinti su tela e resina del pittore perugino Michele Martinelli, rappresentante le città di Perugia e Corciano. Tra le novità dal punto di vista commerciale ci sono, nell'ultimo anno abbiamo avuto nuove attività importanti sia di ristorazione, penso a Sushiko che ha effettuato un investimento importante qua da noi, vari altri punti vendita rinnovati, la sala giochi che riapre, ha riaperto la settimana scorsa al pubblico, un altro investimento importante, una ristrutturazione completa, la superficie è passata dai 1000 agli oltre 1500 metri quadrati con l'inserimento di 6 piste bowling di ultima generazione, molto belle anche dal punto di vista scenografico. E sempre dal punto di vista commerciale abbiamo in apertura 3 nuove attività che sveleremo a breve, si vedranno a breve. Per approntare un piano di difesa da punture di imenotteri aculeati, ovvero vespe, calabroni e api, Regione Umbria, Prefettura di Perugia e Comando dei Vigili del Fuoco hanno siglato una convenzione. Scopo: potenziare le attività di soccorso ogni qualvolta sussistano rischi per la salute delle persone. Sentiamo Rossana Furfaro. Si possono trovare nelle aree rurali o urbane e la loro puntura può dare origine a reazioni anafilattiche anche mortali. Si tratta degli imenotteri aculeati, più comunemente conosciuti con il nome di vespe, calabroni e api, per difendersi dai quali la Regione Umbria, la Prefettura di Perugia e il Comando dei Vigili del Fuoco hanno siglato una convenzione allo scopo di potenziare le attività di soccorso ogni qualvolta sussistano rischi per la salute delle persone. È un servizio che viene prestato in tutto il territorio regionale, un servizio che è recepito e percepito dai nostri concittadini molto utile. In termini economici, ecco, quanto impegna la Regione questo tipo di iniziative? Per quest'anno abbiamo messo a disposizione 84.000 euro. Lo abbiamo fatto raddoppiando anche l'entità dell'intervento economico finanziario dell'anno precedente, e lo abbiamo fatto perché appunto i dati sono assolutamente positivi sia in termini di numero di interventi ma anche di efficacia e di tempestività della risposta che c'è stata nell'anno 2014 da parte dei Vigili del Fuoco. La validità della convenzione, che rinnova la collaborazione in materia ormai consolidata tra le istituzioni firmatarie, è per l'anno 2015 e, fatte salve diverse intese tra le parti da stabilire entro il 15 marzo di ogni anno, si considera rinnovata automaticamente e alle medesime condizioni anche per gli anni 2016 e 2017. È una collaborazione importante che garantisce il soccorso anche in situazioni di pericolo che possono, come nel caso di questo protocollo, essere prese in considerazione relative alla possibile aggressione di imenotteri aculeati, quindi di questi insetti pericolosi se particolarmente aggressivi e se numerosi in una determinata condizione di pericolo, e mettendo così a disposizione della sicurezza delle persone, persone qualificate, strutture qualificate, altamente qualificate, che servono quindi ad accrescere la sicurezza della comunità. Nel corso degli ultimi anni le infestazioni in Umbria da vespe e calabroni hanno fatto registrare un costante incremento, creando disagio nella popolazione. Questo fenomeno, ha dichiarato l'assessore Barberini, è da attribuire da una parte allo sviluppo crescente di un'edilizia di tipo orizzontale e dall'altro a condizioni meteorologiche che favoriscono lo sviluppo di colonie di grandi dimensioni. Ecco quindi spiegata l'importanza di questa convenzione. Noi in questo modo veniamo messi in condizione di poter dispiegare anche dispositivi straordinari per poter garantire risposte in ogni momento di ogni tipo di richiesta a fronte di un fenomeno che potrebbe apparire anche banale, ma che banale non è, perché il rischio di aggressione che comportano questi organismi è un rischio concreto e reale che può essere addirittura letale.
natura, cuccioli e tanto divertimento. Lasciati stupire dai personaggi delle fiabe, dagli spettacoli a tema e da uno dei rettilari più importanti d'Europa. Vieni a scoprire tutte le sorprese al Parco Città della Domenica a Perugia. Per calendario eventi e prezzi visitate il sito www.cittadelladomenica.it. Dal 1833 la farmacia Bolli è garanzia di assistenza e rapporto diretto fra medico e paziente. Dal 2010, con il negozio di Via dell'Ala 15D a Pontefelcino, Perugia, servizio non stop tutti i giorni dell'anno dalle 8.30 alle 24 e un sistema meccanizzato a gestire i reparti. Negozi nel negozio, dermocosmesi, integratori alimenti dietetici, omeopatie e fitoterapia nel banco etico, celiachia e bambino. Farmacia Bolli, tradizione e innovazione per la tua salute. Il profumo inconfondibile del tartufo, il gusto unico della patata bianca, puoi ritrovarli a Pietralunga il 9, 10 e l'11 e il 17 e 18 ottobre nella 28esima mostra mercato del tartufo e della patata bianca. Prodotti tipici, taverne e degustazioni a base di trifola dell'Alta Valle del Tevere e tante sorprese. 28esima mostra mercato del tartufo e della patata bianca. Andare in bianco non è mai stato così piacevole. Sorto sul vecchio campo da calcio di Ponte della Pietra, il nuovo impianto sportivo perugino gestito dal Comitato Provinciale di Perugia del Centro Sportivo Italiano si è presentato al pubblico nella sua veste rinnovata. All'inaugurazione c'era per noi Nicola Torrini. metri quadrati di campo da calcio a 7 a 5 in verdissima erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi rimbiancati all'interno e ritinteggiati all'esterno di un vivace rosso castagno. Così si è presentato alle centinaia di persone intervenute all'inaugurazione il nuovo impianto sportivo perugino, gestito dal Comitato Provinciale di Perugia del Centro Sportivo Italiano, sorto sul vecchio campo da calcio di Ponte della Pietra. Una grande opportunità per il quartiere, daremo continuità sportiva alla società del luogo, però porteremo anche la nostra attività di calcio a 7 e di calcio a 5, l'attività degli oratori con il grande torneo Oratorio League della Pastorale Giovanile di Perugia. Quindi è un'opportunità per tutti per crescere insieme e dare anche un futuro a questa zona, un quartiere comunque che ha bisogno di investire nello sport. Una scommessa davvero educativa vinta proprio per quanto riguarda i tempi, il posto perché è centrale, riusciamo veramente a convogliare tutta Perugia, ma soprattutto per l'alleanza educativa che si è messa in atto, un'alleanza tra parrocchia, cittadinanza, Comune di Perugia, centro sportivo, oratori, e l'alleanza educativa è un'alleanza vincente. Si riparte in quest'area dalla vocazione sportiva che aveva fino al giorno precedente, con una gestione assolutamente affidabile, quella del Centro Sportivo Italiano, che promuove lo sport e i suoi valori e ha dimostrato sul territorio una capacità organizzativa e di supporto all'attività sportiva anche in termini educativi senza pari. CSI crede che lo sport sia un momento di crescita, di formazione, un momento educativo fondamentale. Quello che un bambino, un ragazzo può apprendere giocando, facendo sport è qualcosa di incredibile. Noi stimoliamo i genitori a far praticare un'attività sana, un'attività che non è quella di raggiungere per forza la vittoria, ma quella di far crescere il ragazzo e le ragazze in un ambiente sano, in un ambiente che li possa formare anche a livello caratteriale, ma anche al rispetto delle regole. Valori evidentemente condivisi da un numero sempre più elevato di giovani, tant'è che il CSI Perugia conta oggi oltre 150 società affiliate e 13.000 iscritti, impegnati in tornei e campionati di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis tavolo e ciclismo.
Inizia così una nuova stagione sportiva che vedrà anche la collaborazione con il gruppo Grifo Agroalimentare, tra l'altro presente con il proprio gonfiabile e prodotti in degustazione. A Perugia è stata inaugurata la sede sociale dell'Associazione Culturale Beata Colomba d'Arieti nell'antico oratorio della Confraternita di San Giovannino in Corso Bersaglieri. A contribuire all'arredo e al restauro dei locali il Credito Cooperativo Umbro. Per noi Rossana Furfaro. Un personaggio pubblico che ha inciso notevolmente nella vita religiosa e sociale di Perugia. Si tratta della Beata Colomba d'Arieti, la cui venuta in città viene collocata per tradizione il 17 settembre 1488. A distanza di 527 anni è stata scelta proprio questa data simbolica per inaugurare la sede sociale dell'Associazione Culturale Beata Colomba d'Arieti nell'antico oratorio della Confraternita di San Giovannino in Borgo Sant'Antonio, Corso Bersaglieri. A contribuire all'arredo e restauro dei locali il Credito Cooperativo Umbro. La banca è cresciuta perché è stata vicina al sociale, quindi per me è una cosa non semplice, bellissima aiutare la gente che fa delle manifestazioni e che crea delle strutture dove tiene molta gente e li aiuta. Una religiosa, Colomba, morta a soli 34 anni, predicatrice di pace al tempo in cui a Perugia imperversava la violenza a causa dei continui scontri tra le due nobili famiglie Baglioni e Degliotti che si contendevano l'egemonia politica della città tra la fine del 400 e gli inizi del 500. Come ha raccontato Emilia Erace, docente di storia moderna al Dipartimento di Scienze Storiche dell'Università degli Studi di Perugia, insieme ad Amilcare Conti, presidente dell'associazione dedicata alla Beata, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti. I Baglioni e i Degliotti ci sono ancora perché il cuore dell'uomo è lo stesso. Quello che predicava Colomba, la conversione, cambiamento di mentalità e di cuore, vale oggi come valeva negli anni che anticipavano il 1500. L'Associazione Culturale Beata Colomba, promossa 25 anni fa da Monsignor Ghino Montagnoli e approvata con decreto dall'allora arcivescovo Monsignor Ennio Antonelli, si impegna quotidianamente a promuovere la conoscenza e il culto della Beata, ma aspira anche ad un altro obiettivo ancora più importante. Questa associazione diciamo che ha uno stretto legame con la città, compare in parecchie situazioni diciamo culturali e ha come scopo al momento quello di portare la Beata Colomba alla santità, perché ripeto, Colomba è stata fatta beata, abbiamo studiato e trascritto tutto il processo di beatificazione, però non è ancora assurta agli onori degli altari come santa, quindi è un'idea che coinvolge un po' tutta l'associazione. Torna a Pietralunga la mostra mercato nazionale del tartufo e della patata bianca da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, poi ancora sabato 17 e domenica 18 ottobre andrà in scena la 28ª edizione. Le anticipazioni nel servizio. Bianca la patata, bianco il tartufo. È il colore simbolo della purezza a sancire nuovamente lo sposalizio tra due prodotti d'eccellenza della gastronomia umbra, cerimonia che a Pietralunga si ripete con successo da ben 28 anni. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, nel weekend del 17-18 ottobre, nel borgo autentico Alto Tiberino si rinnova l'appuntamento con la mostra Mercato Nazionale del Tartufo e della Patata Bianca. 25 stand di prodotti tipici e artigianato locale saranno allestiti tra piazze e strade del centro storico, mentre tanti eventi animeranno i 5 giorni della manifestazione. Oltre che poter assaggiare e trovare i prodotti tipici umbri del territorio pietralunghese, dal tartufo alla patata, alla crema di nocciole e al olio e vino, sarà anche l'occasione per tanta musica e folklore, con notevoli spettacoli si susseguiranno durante il corso della manifestazione, ma ci sarà una novità
importante quest'anno. Sarà possibile fare degustazioni gratuite di pesce del lago Trasimeno con la patata bianca di Pietralunga. Noi, essendo tornati a essere una realtà abbastanza importante nel territorio e di tutta la regione, identificabile come unico pesce regionale, essendo il tartufo e la patata un prodotto importante del territorio, noi cerchiamo di abbinare le cose regionali per farle sì che sia una cosa anche gustabile da parte di tutti. Tra le iniziative collaterali in programma, anche raduni di auto, moto e vespe, di camper, sfilate di moda, concorsi per cercatori di tartufo e cani da tartufo, camminate all'aria aperta e gare podistiche. Ogni giorno si potrà inoltre pranzare e cenare nei ristoranti e nelle taverne del centro storico, con menù a base di prodotti tipici locali. Le previsioni non erano ottimali perché le piogge sono state molto scarse, però già possiamo riscontrare da questa mattina, con i primi pezzi che abbiamo potuto vedere, che forse insomma non è poi una stagione negativa, e credo che Pietralunga abbia ormai con la sua manifestazione intrapreso un percorso di valorizzazione che vede quello di tartufo anche la promozione di altri prodotti del territorio. Con Pietralunga inizia la stagione delle manifestazioni legate al tartufo di qualità, alla trifola, e come al solito saranno sicuramente manifestazioni con tanta adesione di pubblico, perché sanno mettere insieme l'evocazione del territorio, l'enogastronomia e quello che di beni artistici, culturali e museali hanno questi borghi importanti dell'Umbria. Si è chiusa con varie iniziative la stagione estiva nel centro storico di Perugia, tra queste la Notte Green, che ha coinvolto aziende che operano nei settori dell'ambiente, del benessere e della sana alimentazione. Ad aderire all'iniziativa anche il gruppo Grifo Agroalimentare con il locale You Grifo di Piazza Matteotti. Perugia is open, Sharper la notte europea dei ricercatori e Notte Green. Ben tre eventi in un'unica sera hanno chiuso alla grande la stagione estiva nel centro storico di Perugia. Tra le vie e le piazze dell'Acropoli, nell'ultimo venerdì di settembre, si sono così alternate iniziative culturali, artistiche, musicali e sportive. In particolare, nell'ambito della Notte Green organizzata dal mensile Piacere Magazine, sono state coinvolte aziende che operano nei settori dell'ambiente, del benessere e della sana alimentazione. Tra queste il gruppo Grifo Agroalimentare, che ha aderito con il locale You Grifo di Piazza Matteotti. Non potevamo, come dire, non rispondere positivamente alla richiesta, anzi all'invito cortese di Piacere Magazine con il suo direttore Matteo Grandi, che ultimamente, ma forse da sempre, ha avuto una certa sensibilità per i temi dell'ambiente, quindi una svolta green nel vero senso della parola. Abbiamo partecipato in centro molto volentieri a un'iniziativa particolare, perché in questo caso è stato posizionato un reshow nelle vicinanze del nostro locale, dove il pedalatore di turno ha alimentato l'energia necessaria per un DJ set. L'iniziativa ha avuto successo e penso proprio che le iniziative che vanno a sostenere, diciamo così, l'attività in centro non possono, non potranno che vederci protagonisti. Grifo Latte, con il suo locale in centro, You Grifo, già nel 2011, quindi nella fase costruttiva, ha scelto quella di utilizzare dei materiali ecocompatibili come il cartone del latte oppure comunque la plastica riciclata dagli uffici, e quindi diciamo, e anche soprattutto l'utilizzo di luci a LED a basso consumo. Questa è stata una scelta diciamo dell'azienda, sensibile appunto ai temi dell'ambiente. Per la nostra rubrica Focus Aziende siamo stati nella gioielleria Bartoccini al Quasar Village di Corciano in occasione della giornata Troll Beats, il noto bracciale componibile dell'omonimo marchio danese. Per noi Rossana Furfor. Che
Pietra di Luna, Ombre d'Autunno, Stella di Fuoco, Gabbiano degli Abissi, Cuore dell'Oceano. Non sono i nomi di capi tribù degli antichi indiani d'America, bensì quelli di alcune perline colorate, i beads, piccoli capolavori di artigianato in oro, argento, vetro, cristalli e pietre preziose, protagonisti della giornata Trollbeads nella gioielleria Bartoccini del Quasar Village di Corciano. Un evento interamente dedicato al noto bracciale componibile del marchio danese Trollbeads, dal quale lo stesso gioiello prende il nome. Acquistando una chiusura del valore uguale o superiore a 48 euro, i clienti hanno ricevuto in omaggio il bracciale componibile d'argento e a questo punto non è rimasto che scegliere tra gli oltre 500 beads disponibili secondo i propri gusti, ma anche secondo il significato che i designer che li hanno ideati hanno voluto dare ad ogni piccola perlina. Si tratta infatti di elementi che traggono ispirazione dalla mitologia, dall'astrologia, dal mondo delle favole, ma anche da quello di flora e fauna. Questo li rende dei gioielli molto versatili, adatti ad essere indossati in ogni occasione. Si può scegliere, si parte da una base che praticamente è, si può scegliere la base e la chiusura, quindi è tutto componibile, quindi a seconda anche un po' dei gusti, delle esigenze. E poi si vengono aggiunti i beads man mano, quindi può essere da uno o tutto il bracciale pieno, e serve proprio a, diciamo, è scalabile, quindi per ogni occasione può. Si può anche regalare un solo beads per un'occasione particolare, per un regalo oppure per anche senza motivo, insomma, per celebrare un giorno qualsiasi. Il bello dei Trollbeads è questo qui, quindi è un progetto importante per noi, perché oramai da molti anni siamo concessionari, siamo il principale concessionario in Umbria, è presente in tutti i nostri punti vendita e per noi è un partner estremamente importante. Ecco, ci diceva appunto che è un gioiello componibile, quindi personalizzabile. Sì, assolutamente sì, perché poi anche periodicamente escono dei pezzi unici, quindi che poi escono di collezione, quindi sono anche molto ricercati dai collezionisti. C'è una corsa anche a trovare pezzi usciti magari dalla collezione qualche anno fa, quindi diciamo è più l'idea del collezionista che essere un bracciale fine a se stesso, quindi oltre che essere belli sono anche ricercati e da collezione. La storia dei Trollbeads comincia nel 1976 in Danimarca ad opera della famiglia Nielsen. Il primo beads, dal quale prenderà nome il marchio, era composto da sei facce e venne realizzato da Søren Nielsen per essere poi venduto dal padre Svend nella sua gioielleria a Copenaghen. Oggi il marchio Trollbeads, che per prima ha avuto l'idea del gioiello componibile, produce anche collane, orecchini e anelli, attraverso una lavorazione manuale che dà vita a oggetti unici e ripetibili, proprio come la storia di ognuno di noi. Questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo i nostri contatti e che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube. Vi invito inoltre a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Carla Adamo e dalla redazione di Avinews è tutto. Non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento di programmazione. Your line is busy, all that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers, all the dates you had.